Tra poco sarò allo zoo. Sarà una giornata assolutamente meravigliosa. Sono certa che non vedi nulla. Guarda che ti avverto, ragazzo. Niente faccende bizzarre. Niente di niente. O rimarrai senza mangiare per una settimana. Sali. E fallo muovere. Muoviti! Muoviti! Sta dormendo. Che barba. Devi scusarlo. Non capisce cosa significa stare sdraiati giorno dopo giorno a guardare tante brutte facce premute contro il vetro. Riesci a sentirmi? Vedi, non ho mai parlato con un serpente. Tu, insomma, parli spesso con la gente. Vieni dalla Birmania, vero? Era bello lì. Ti manca la famiglia. Cresciuto in cattività. Capisco. Vale anche per me. Neanch'io ho mai conosciuto i miei. Mamma! Papà! Venite qui! Ah. Venite a vedere cosa fa il serpente! Ti pare? Un serpente! Aspetta, un serpente! Vieni da questa parte! Correte, correte, bambini! Mamma, mamma! Ah! Aiutami! Aiutami, ti prego! Ti prego! Come sei finito lì dentro? Ti prego, aiutami! Cosa è successo? Lo giuro, non lo so. Un minuto prima c'era il vetro e poi è sparito come per magia. Non esiste quella robaccia. La magia.